Thank you.
tornato Smos. Ciao a tutti, amici. Oggi abbiamo cominciato con una bellissima canzone che si chiama Words from the Moon. Non mi chiedete come si dice in giapponese. Sicuramente Kyoko, che è presente, ve lo potrà dire. Anzi, Kyoko, se ci puoi scrivere la pronuncia in italiano, giapponese, di questa canzone, così la prossima volta la presento proprio con il titolo in giapponese. Era Sara Akiyoshi che suonava questa canzone. La musica, dalla regia mi dicono la musica. Era Sara Akiyoshi che suonava questa canzone. Non mi ricordo se ve l'ho detto, ma esiste un libro meraviglioso che si intitola Il Contrabbasso ed è un libro scritto da un grande scrittore russo, Patrick Süskind. È lo stesso che ha scritto Il Profumo, che è un libro che mi fa impazzire. Non so se avete letto questo libro, è pazzesco, è una storia sconvolgente, ma molto importante. Il padre di Patrick Süskind era stato contrabbassista in un'orchestra e questo bambino quindi era cresciuto con le psicosi di un papà. Poi da buon osservatore aveva compreso qual è il dramma anche. Un dramma esistenziale di un contrabbassista, cioè scegliere di suonare il contrabbasso non solo ti rende felicissimo, perché come vi ho detto è uno strumento, è l'unico strumento che io conosca che può educare il musicista che lo suona, ma nello stesso tempo ti può rendere anche molto triste. Perché per convenzioni che poi si sono sedimentate nella storia della musica da quando lo strumento è nato più o meno alla fine del Seicento, questo strumento è sempre relegato in fondo, lontano dalla vista, un po' perché essendo molto grande non deve coprire gli altri, un po' perché per questioni sicuramente fisiche, insomma, da lontano si sentono meglio i bassi. Ma è stato scritto molto poco per questo strumento. Il contrabbasso è stato reso uno strumento nobile con il jazz, con l'avvento del jazz e con l'avvento del contrabbasso nel jazz. Quindi, e poi è stato reso speciale, veramente speciale, da musicisti del calibro di Mingus, per esempio, di cui non ho ancora suonato niente. Mi piacerà suonare qualcosa di Mingus in questi giorni, anche perché Mingus è stato il mio primo grande amore. È stato un uomo contrabbasso, in tutti i sensi. Vedere una foto di Mingus senza il contrabbasso non gli rende giustizia, secondo me. Ed è secondo me uno dei musicisti che ha compreso benissimo l'essenza di questo strumento. Suonando ogni genere di nota che può essere prodotta da questo strumento, spingendosi fino all'improvvisazione più folle, più pura e più libera, perché lui era libero, ma con una conoscenza della musica enorme, finissima, e una conoscenza del contrabbasso stratosferica. Per cui anche quando suonava le cose più libere e più free non è mai stato un bluff, era reale, realista, veramente reale. Resta il fatto che comunque per il contrabbasso è stato scritto molto poco e nel libro di Patrick Süskind, Il contrabbasso, vi fareste un sacco di risate. Un libercolo non più grande di, credo, 120 pagine, 130 pagine, lo leggete forse in un giorno. E si racconta di questa psicosi di questo contrabbassista, è un monologo che sogna di poter avere musica scritta per lui e per la cantante solista. Si
siccome effettivamente è così, allora un contrabbassista deve decidere se vuole restare relegato per sempre al ruolo di mero accompagnatore oppure rischiare. E a me piace molto rischiare, perché chi mai me l'avrebbe detto che avrei potuto suonare musica con Shinobue, con Sara Kiyoshi, contrabbasso e flauto. Vi avviso che ci saranno delle bellissime sorprese in questi giorni con Sara, e abbiamo aperto questo nostro incontro pomeridiano con parole dalla Words, non mi ricordo se è Words o Worlds, o Mondi. In ogni caso ieri c'era una luna piena, quindi volevo cominciare con questa canzone. Arigato gozaimasu, Sara. C'è Sara? Va bene, in ogni caso. Allora, non mi sono fatto, come al solito, non mi sono preparato assolutamente nulla. Vediamo. Allora, mi piacerebbe suonare una canzone con Domenico. Vediamo se ce la faccio. Lullaby of the Leaves. Thank you.
Perché quando suono con Domenico Sanna, scopro, è come quando vediamo i film di Totò, giusto? Che si scoprono delle cose nuove. Si scoprono sempre delle cose nuove, di cui non ti eri accorto prima. E in questi giorni in cui sono costretto a suonare con il karaoke, un karaoke fatto a mano, un'invenzione di Sumire Kuribayashi, e poi si è trasmesso a Yuro Matsuo, e quindi a Sebi, a Alfonso Neida, a Rie, a tanti amici, a Metano, e adesso si è trasmesso anche a Domenico. Ecco, quando suono con Domenico, il suo karaoke è come lui, quindi generalmente il karaoke che cos'è? Una base musicale, una base che uno prepara perché poi si possa suonare sopra, e quindi abbastanza intelligibile. Quello che fa Domenico è come lui, è pura opera d'arte. Grazie Domenico. Questo si chiamava Lullaby of the Leaves. Vediamo cosa posso suonare per voi. Thank you.
Che si chiama Just in Time, nell'arrangiamento di Monty Alexander. Allora, vediamo un po'. Thank you.
Allora, ieri devo ammettere che anche io sono stato uno di quelli che a un certo punto ha messo il muso fuori la porta ed è scappato. Con la scusa di andare a prendere le medicine per Mucca, che dovevo prendere il cortisone, perché Mucca sta facendo una cura di cortisone e quindi erano finite, quindi dovevo andare per forza. Però potevo andare a Cellammare a prenderle, ma ce l'ho fatta. Sono andato a trovare papà. L'ho salutato dal balcone, ci siamo visti, sembrava surreale. Eravamo io e Cherù, siamo andati a trovare papà. La mamma stava dentro, così, giusto per un saluto balconesco. È strano il sentimento adesso, perché noi più giovani abbiamo un senso di responsabilità, nel senso che pur volendoli abbracciare, stare con loro, diamo molta più importanza a quel famoso metro, qui diventano 2 metri, 3 metri, 10 metri, più lontano stai, più proteggi i tuoi cari. Quindi è strano perché l'affetto e l'amore che ci lega, adesso noi lo stiamo manifestando proprio con questi comportamenti. Mi sono fatto questa riflessione, e lo stesso lui, perché lui è convinto nella sua testa, mio padre un giorno lo conoscerete, insomma, io sono così non a caso, ma lui è elevata potenza, elevato, altro che tuca tuca, là siamo a livelli spaziali. Lui è convinto che se sono io vicino a lui è più pericoloso per me. Mo vagliela spiegare tu vagliela mettere in testa ad una quercia col tronco grande, insomma. Poi vi racconterò delle storie di mio padre. È un soggetto abominevole, è un soggetto che quello va al mare ogni giorno a farsi il bagno, cioè, è qualche cosa di, c'è il suo scoglio di fronte, va a farsi il bagno ogni giorno. Pensate che, siccome io pensavo in questi giorni, no, di primavera, che ancora di più lui avesse voglia di andare, perché noi abbiamo sviluppato un enorme senso civico nella nostra cittadinanza, a cominciare dal nostro sindaco, non è il sindaco di Cellammare, il sindaco di Cellammare non lo farebbe mai, però come potete sapere il sindaco di Bari ha passato tutto il periodo di restrizioni in giro con telecamere e video a filmare i cattivi. Mo nella mia testa, siccome l'avevo visto che passeggiava sul lungomare dove va mio padre, sullo scoglio, ma sul lungomare quello lontano verso Torremani, nella mia testa il terrore è che potesse finire mio padre nel mirino del sindaco. Sarebbe stato surreale, una cosa surreale, perché mio padre, poi voglio dire, è una persona ligia. L'unica debolezza che lui ha, veramente debolezza, è il mare. E quindi, che poi non è una debolezza, è una necessità. Anche quando lui stava molto molto male, con cure pesantissime, con medicine pesantissime, quindi protezioni, come si dice, senza le protezioni quelle interne, come si chiama, mi sono emozionato, gli anticorpi, lui senza anticorpi andava a fare il bagno a mare. Quindi non è questione di pazzia o follia, è questione di necessità vitale. Allora io mi sono talmente spaventato che lui potesse andare al mare ed essere scoperto dallo sceriffo e finire su tutti i giornali, su tutta Facebook, e lui poveretto doveva giustificarsi, che mi sono arrabbiato come un pazzo la settimana scorsa e gli ho vietato di uscire, ho detto che se fosse uscito non l'avrei mai più salutato.
e mo mi sento in colpa, cioè ho passato molti giorni di enorme senso di colpa e adesso lui non esce, non vuole uscire perché siccome stanno uscendo tutti, adesso è lui che ha ragione. È un bellissimo rapporto che ho con papà, perennemente conflittuale, perché il rapporto con il papà è sempre conflittuale, c'è niente da fare. Io non conosco una persona che sia andata d'accordo sempre, ma forse questa è una cosa bella tra padre e figlio, il fatto di scontrarsi, quindi imparare l'uno dalle cazzate dell'altro e imparare l'uno dalle... penso che sia così, insomma, io penso. E quindi questa è una piccola storia dedicata a Tonino, si chiama anche lui Tonino, Tonino Bassi. E che cosa possiamo fare? Facciamo una canzone dedicata a papà, diciamo così, va? Che non gliel'ho mai dedicata in questo periodo. Mi dedico una canzone. Allora, facciamo così. La cerco, perché ce l'ho. Allora, datemi un secondo. Così, ti dedico una canzone tratta dal disco Atlantic Story, Atlantic Stories di Yudo Matsuo, che non ho mai suonato adesso. I Love You Porgy, tratta da Porgy and Bess, scritta da George Gershwin, e la dedico a papà mio. Allora, vediamo. Anche perché lui ama molto Yudo, piacere di questa canzone. Vediamo. Thank you.
visto, come al solito io non preparo proprio nulla. Sono andato lì su iTunes, dove ho caricato il disco e ho messo la canzone di Udo, non mi ero studiato la coda. Domani la voglio fare studiare bene bene la coda. Comunque, allora, siamo arrivati quasi alla fine. Voglio suonare Consumire. Consumiciamo. Facciamo una canzone che credo che vi sia piaciuto tanto. Ecco qua. Ogni tanto esce il neomelodico. Io abito nel centro storico di Cellammare, c'è uno che ascolta il neomelodico, che per carità, con tanto rispetto, è la musica diffusissima adesso, ma io vorrei cercare di capirla. Per me è molto difficile capire il neomelodico, non riesco a comprendere. Difficilissima secondo me, nel senso di gustarlo, ecco, non riesco a gustarla. Ci ho provato, non sto scherzando. Vado. Thank you.
fatto la citazione di O Sole Mio. O Sole Mio. Quindi, che ci sarà sicuramente... Sono due mesi che faccio queste cose e mi dimentico ancora del microfono. Come potrei dimenticarmi di questo calibro 19? Bene, fammi stare calmo, va? Che dici, regia? Devo andare a portare la batteria? Stamattina abbiamo fatto... Io ho fatto un terzo. Cherou ha fatto due terzi. No, lei ha fatto tre quarti. Io ho fatto un quarto del suo lavoro. Abbiamo fatto il cambio di stagione. E abbiamo preparato due enormi valigie di vestiti, magliette, camicie, pantaloni che io tenevo a casa nella speranza di dimagrire come ero 10 anni fa. E insomma Cherou mi ha convinto di regalare questi indumenti. E quindi adesso che finiamo ci mettiamo in macchina e andiamo, forse non lo so, andiamo a una chiesa. Dove si possono lasciare delle camicie nuove, t-shirt nuove, pantaloni nuovi, abiti nuovi? E dove si possono lasciare? In una chiesa? Oppure in quei grandi cassonetti dove si mettono i vestiti? Non lo so, voi che fareste? E dopo andiamo a caricare la batteria della macchina, perché si è scaricata la batteria della macchina. Amici, avete controllato se le macchine vanno in moto, le automobili vostre vanno in moto? E qua, 2 mesi fermi, la batteria se n'è andata a terra. E quindi mo stacchiamo la batteria e la andiamo a caricare, perché tra 3-4 giorni devo fare pure la revisione, quindi non vorrei che sia scassata la macchina, mo ammazzata di morte per colpa della macchina ferma. Che... Insomma, vabbè. Allora, grazie a tutti gli amici miei. Che dici, faccio un'altra canzone? O chiudiamo? Allora, vediamo. Dopo Giovanna. 20 euro. Cos'è 20 euro? Batteria. Per caricare? Oh cazzo, me la vado a comprare nuova la batteria. 20 euro per caricare la batteria. Poco fa l'elettrauto mi ha riportato la batteria a 20 euro ed è passata la paura. Sì, ma 20 euro, Alberto, ma è tantissimo. Cioè, a me la batteria costa... che ti ha messo? La ricarica d'oro dentro. Che elettrauto è questo, scusa? 20 euro, per uno stronzo. 5 euro. Deve mettere la presa. Mo che esci... Glielo dici, la prossima volta 20 euro, fammi stare zitto, che non ho mai detto una parola, ho detto le parolacce, ma non cattive, quello va preso a... vabbè. Ah, se abita sotto casa tua però, dipende, se abita lontano, uno che ha approfittato. Secondo me sì, se abita vicino a casa tua, se, vabbè,
Diciamo che si è andato a fare due pizze, va? No, tre pizze. Stava fregato pure lui che non lavorava, poveretto, da. Beh, io leggiamola così, vediamola da un altro punto di vista, va? Vabbè, vabbè. Però pure noi siamo fregati senza soldi, sto stronzo viene a fregare a noi. Andate a fregare a quelli che hanno i soldi. Vabbè. Comunque, io regalo alle amiche un paio di volte l'anno, organizziamo lo swap, oppure porto in chie. Nei cassonetti evito perché dicono che poi li ritrovi sulle bancarelle. Ah, grazie Tiziana. Oppure porti in chiesa. Devi prima chiedere il giorno in cui passa la Caritas della chiesa, se no viaggio inutile, per metterli nel cassonetto vanno chiusi in piccole buste plamoio, un casino, c'è non solo uno, capito? C'è piccole, vabbè. Ma ci sono degli appositi contenitori per abiti usati, ma spesso sono depredati in modo fraudolento. Bello, mi piace fraudolento, mi piace assai. Soprattutto da cittadini stranieri illegali che poi li reimmettono nel circuito del mercato nero. Allora, chiesa, sicuro, quando mi vedrà sarà felicissimo che non vado mai in chiesa. Mannaggia. Comunque, cioè, poco fa l'elettrauta mi ha riportato. Nadia, un'altra su. Chiesa preferibile, alla chiesa, vabbè, vado alla chiesa, dai. Tutti quanti alla chiesa. Sì, mi manca l'Italia molto molto. Sumi, every time you want to come in Italy, you can come in every house now. You can come my house, Clementina house, Alberto house, Francesco house, Anna Maria house, Tiziana house, home. Alberto Franchi home, Nicola Ricci home, Enzo Turano home, Filippo Losacco home, Frank Martinelli home. You have many homes in Italy. You don't have problem. You don't have any kind of problem, Sumi-chan. You and Yudo. You come in Italy, you stay in many houses, and I go with Yudo in Sweden. I go to play with Yudo in duet in Sweden, in the north, in Danimark. I go with Yudo, me and Yudo, Oli, and Alberto if he wants. And you come here to in Italy, okay? Okay. Okay. Beh. 800 euro. Okay. Beh, amici, ci vediamo domani. Ci vediamo domani, ciao. Vi saluto con Giovanna. Ciao, Sumi-chan. No, facciamo l'ultima canzone di Sumire. Come vuoi. Sono con Sumire. Suonare con Sumire, the last song with Sumire, ok? Ok, vado. Thank you.
Grazie. Come si dice in spagnolo? Arigato. In spagnolo come si dice? Merci. Grazie. Ok. Andiamo. Dobbiamo far fare il balletto a Godzilla, sennò Godzilla si incazza come una bella. Dobbiamo far fare il balletto a Godzilla. Che... Avete notato come canta, sta cantando Godzilla in questi giorni, ragazzi? Ha una voce meravigliosa. E quindi vi salutiamo con Godzilla doppiato dalla voce di Giovanna Titers, che canterà per voi. Come si chiama? Dove sta? Non ci sta. Lo sapevo che non ci doveva stare. Andiamo a trovarla.
Proviamo. Ciao a tutti amici. Provate a cantare anche voi. Oggi Godzilla ha fame. 1, 2, 1, 2, 3, 4. On my own, nothing in the world could make me falter or break. Yeah, practical and wise, walking in my pride, stepping in my stride. No one ever sees me cry. Alle 5.